Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Allora oggi siamo qui. Più che altro per avvisarvi, io già ho scritto un post sulla mia pagina Facebook, quindi per tutti coloro che non hanno Facebook e non mi hanno tra le loro pagine che seguono, cosa ho scritto? Allora, in questi 3 giorni, avete visto 3 giorni che non ho continuato nessun video, ho pensato a cosa fare. Come agire, perché veramente pure per me questo continuare a fare video, cercare più che altro di fare video senza alla fine portare nulla a termine, uno mi dà fastidio a me, più che altro nei vostri confronti. E un'altra cosa non mi va proprio giù, alla fine rovino tutta l'esperienza che si è creata su questo canale, tutto l'ordine che c'era quando facevo le guide di Skyrim, quando facevo Skyrim, e perciò non mi va di rovinarlo ulteriormente. Perciò cosa ho deciso? Ho deciso di stoppare di fare video. Mi fermo. Basta. Finché non uscirà o The Elder Scrolls Online, e quindi continuerò a fare guide, perché con le guide sono nato. I video miei sono stati guide. Con quello sono arrivato a dove sto oggi, ai risultati che ho oggi, perciò sono le guide che io devo fare, perché mi piace farle, mi piace realizzarle, ci riesco bene e mi danno soddisfazione, perché alla fine io ho iniziato Skyrim all'epoca quando iniziai per un obiettivo cioè preciso ed era quello che ho scritto anche nel video, quello speciale che ho fatto di Skyrim, l'ultimo che ho fatto. L'ho iniziato perché volevo aiutare gli altri, volevo far scoprire anche agli altri ciò che io scoprivo man mano che giocavo a Skyrim. Volevo farlo scoprire anche agli altri, insegnare anche agli altri. Quindi questo è l'obiettivo alla fine di una guida, ma questo principalmente era il mio obiettivo, il mio scopo che mi faceva andare avanti nel fare i video con costanza. Finendo giustamente le guide, ok, non sono finite, ma il centro di tutto, le cose più importanti le ho fatte, a me è finito lo scopo. Cioè, io prima non pensavo né alle visualizzazioni né agli iscritti, pensavo soltanto a fare le guide perché mi piaceva proprio realizzarle. Infatti si vedeva pure, molti di voi anche me lo scrivevano e bla bla bla. Poi siamo arrivati ad un certo punto che le guide sono finite. Io dovevo continuare a fare qualcosa sul canale, altrimenti sarebbe morto. E ho cominciato a fare cose che io non avevo mai fatto. Sì, avevo fatto quella di prototype, bla bla bla, ma anche lì erano gli inizi. Non mi dava la stessa soddisfazione che mi dava quando realizzavo una guida. Perciò ho continuato e siamo nella situazione in cui stiamo ora. Ho iniziato 800.000 cose e nessuna portata a termine, tranne Dishonored. Io ripeto, quella non so cosa è stata, una benedizione, non lo so. Perciò ho preso questa decisione perché non mi va di prendervi in giro, perché questa è una presa in giro nei vostri confronti da parte mia, proprio presa in giro proprio. Non inizierò più nulla su questo canale a episodi. Cioè, pure per il fatto che quando io devo giocare un gioco, come un Dead Rising o un Rise Son of Rome o altri giochi, quello che sia, come ora Tomb Raider, non mi va neanche, perché la situazione è questa: se io voglio giocare, sto a casa e voglio giocare al gioco, devo per forza registrare, perché se vado avanti senza registrare, poi vi perdete un pezzo. Cioè, pensate alla situazione: io sto a casa, cavoli miei, voglio giocare, no, devo anche registrare, quindi devo stare anche con la testa. Cioè, nel fare un video per commentarlo, non posso stare zitto e guardo lo schermo. Per questo ho deciso: no, non si può fare così e bla bla bla. Non faccio più niente finché non esce o un gioco che mi può portare vasto, come potrebbe essere ora un The Witcher 3, ad esempio. Mi potrebbe portare a realizzare guide perché è un gioco che ci devi dedicare tanto tempo, come a Skyrim, e può sfruttare tante guide, posso realizzare molte guide e può essere interessante anche per voi seguire queste guide. Oppure in The Elder Scrolls Online, ma si deve vedere perché non so ancora bene come funziona, non mi sono neanche tanto informato.
se è gratis, se si deve pagare il canone mensile o se è a pagamento, non lo so, perché se devo pagare 15 euro al mese o 20 euro al mese o 10 euro al mese per giocare a un... alla fine sì, ok, è online, però boh, non lo so se ce le voglio spendere, altrimenti non lo so quando ci vediamo. Questo sul primo canale, al massimo, come ho scritto anche su Facebook, farò un video di Skyrim a settimana, questo vuol dire prenderò Skyrim, non è che continua la mega serie, prenderò Skyrim col personaggio che ho su PlayStation, su PC, o al massimo su PlayStation, me la faccio un attimo prestare. Continuo con quello che, se vi ricordate bene, so ancora al salvataggio, perché non lo so, quello, il bretone femmina, bretone donna, continuerò a fare episodi così a caso, senza nessuno scopo, così per tenere vivo il canale e per continuare a fare Skyrim, perché come avete visto anche nell'impostazione del canale, ho cambiato tutto, ho messo le playlist, i video vecchi non l'ho cancellati, quelli che non sono Skyrim, perché... l'ho fatti, ho speso del tempo nel realizzarli, perciò buttare un lavoro fatto non mi pare giusto. Quindi cosa succede? Voi mi potete dire, continuano a fare lo stesso le serie? No, non mi va neanche perché per i copyright. Ora c'è, cioè, YouTube ha sballato tutto, ogni video che faccio devo star là a lottare con il copyright, a levare l'audio che si deve levare, oppure addirittura le parti video, e non mi va proprio. Rischiare di far chiudere Skyrim, perché il mio canale, cioè, ormai è Skyrim. Tutto il lavoro e il tempo che ci ho speso nel farlo non mi va proprio, quindi rischiare per un episodio di Dead Rising non mi va proprio. Per questo cosa ho deciso? Ho deciso, visto che io continuerò a giocare per i cavoli miei, voglio condividere, il minimo che voglio fare, condividere con voi i giochi che compro. Quindi per tutti coloro che o non hanno ancora le nuove console, o non hanno, giustamente mi arrivavano tanti messaggi, come in Assassin's Creed, che non hanno la possibilità di comprare tutti i giochi, ma vogliono vederlo, io vi darò la possibilità di vederli su questo nuovo canale, metterò il link in descrizione, nei canali consigliati, sarà da qualche parte, in cui farò la campagna dall'inizio alla fine. Giustamente caricherò 80 video al giorno, perché io gioco, registra mentre gioco, giocherò 2 ore, registro 2 ore di video, taglio e ve li carico subito, senza stare là a commentare, a renderizzare, così come stanno. Ci metto solo il pezzo della intro iniziale e basta. Perciò non vi preoccupate, lei non dovete aspettare tanto. Ad esempio, mo già ci sono 2 episodi del nuovo Tomb Raider. Mo sto ricaricando piano piano tutti Dead Rising. E poi Rise Son of Rome. Anche quello devo caricare. Questi sono i 3 giochi che attualmente stanno in fase di caricamento. Perciò datemi massimo una settimana e comincerete ad avere tutto quanto. Perché non è che posso stare internet a caricare video tutto il giorno, altrimenti il resto mi si blocca tutto, li metto la notte e via. E poi in futuro avrete i classici che usciranno, Thief il 28 febbraio, poi Titanfall, bla bla bla, Infamous e tutto il resto. E avrete questo finché non vedrò un po' io di fare nuove guide anche su altri giochi sul nuovo canale, come ho fatto anche su che era su GTA 5, che sono andate veramente bene, mi sono divertito anche a realizzarle. Perciò io vi saluto, vi ringrazio ragazzi veramente di tutto. In questi anni non ho mai ringraziato i vari traguardi, più che altro li ringraziavo su Facebook o guardavo lì lo schermo e vi ringraziavo in mente, vi dicevo grazie così allo schermo, lo dicevo. Perciò vi ringrazio di tutti i traguardi, dai 1000, 5000, 10000, 15000, 20000, mo siamo quasi 23000, vi ringrazio. L'unica un po' tristezza, anche nel riguardare tutti i video di Skyrim, che quando l'ho sistemato me li sono riguardati un po', mi viene quella malinconia, perché a ripensare che quei momenti erano belli, e mo sono finiti, un po' di tristezza rimane. Peccato che Skyrim si è concluso così, però dall'altra parte sono soddisfatto al 100%, perché sono riuscito con un gioco che nessuno avrebbe mai fatto,
Cioè, ce n'erano pochissimi. Quando io ho fatto il primo video di guida, ce n'era un altro che aveva fatto una guida solo, che poi ne ha fatte altri due e poi ha smesso, ma registrate con la telecamera, mi pare. Poi certo, qualcuno che ha iniziato il classico walkthrough, la classica serie, il classico let's play, vabbè, ma quello non è quello che ho fatto io. Però sono riuscito a rendere Skyrim, cioè con Skyrim sono arrivato a questo livello senza, alla fine, l'aiuto di nessuno. Ho fatto sì due video su Jimba Network, ma già avevo 5.000 iscritti, perché era quando era uscito Dawnguard. Poi per il resto, cioè, pensate un po', sono riuscito, perciò sono felice di questo, sono contentissimo, sono riuscito nel mio intento. Ho fatto conoscere Skyrim, non potete immaginare quanti messaggi all'epoca mi arrivavano, quando facevo Skyrim, di gente: io non conoscevo questo gioco, grazie a te l'ho scoperto e mi sta piacendo tantissimo, il mio scopo era quello e ci sono riuscito. Perciò ora continuare questo, non è neanche continuare, è strisciare e cercare di rimanere così a galla. Non mi va, né per me, perché rovino tutto lo stile che avevo nelle guide, cioè il video serio, perché la guida è il video serio. I let's play e le cose live sono così, sono video così, fatti, non dico a caso, ma in modo semplice, senza un'attenzione, senza, alla fine servono per divertire e intrattenere, non è lo scopo di una guida che vi insegna un qualcosa, potete trarne qualcosa, perciò non era il mio stile, il mio genere. Ci ho provato, anche se a voi piacevano, ma a me non, ogni volta che lo finivo dicevo: ma a me sto video non mi piace proprio, però lo caricavo. Allora, mi sto dilungando troppo, 11 minuti e 45, ringrazio tutti coloro anche che sono arrivati a questo punto di questo video. Non so neanche cosa metterò come sfondo, cosa state vedendo come sfondo al video, perché ora sto parlando così nel nulla. Ripeto, vi ringrazio di tutto, di questo bellissimo percorso che ho fatto con voi. Grazie a Skyrim. Grazie. Non so se sarà l'ultima volta che sentirete ora la mia voce, non lo so. Poi un'altra cosa, ringrazio anche tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza con me, oltre a voi, ma persone con cui ho parlato, come Andrea, cioè Andrea, per chi di voi non lo sa, è Redbox FPS, era Point to Back, era Andrew HD, era tutto. 800.000 canali, lo ringrazio, ringrazio lui, mi scuso anche con lui per promesse non mantenute. Vabbè, lo stesso i comportamenti che ho avuto con voi. Però è la persona che ho conosciuto quando ho iniziato, cioè abbiamo iniziato insieme, quando lui aveva Point to Back stavamo quasi allo stesso livello, però lui stava su YouTube da prima, e da lì abbiamo tenuto questa amicizia bellissima, perciò lo ringrazio. Poi ringrazio Gabbo anche per l'inizio, soltanto quando aveva 1.000 iscritti e giocava a Skyrim, nel video di Skyrim mi aveva visto, non so in che modo, forse mi aveva trovato anche lui cercando le guide e mi aveva nominato. Infatti il pezzo che voi sentite nel video speciale di Skyrim era di quel video lì. E poi ringrazio, vabbè, tutti gli altri con cui ho parlato, da Rexen, SP Giochi, tutti quanti. Ringrazio voi e ci vediamo, non si sa, al prossimo video. Ciao!